C'è un detto a Bologna. Bologna è famosa per la Madonna di San Luca, per le sue torri e per il Padre Mario. Bologna ha avuto sicuramente un grandissimo dono nella figura di questo sacerdote, che ha lasciato un segno indelebile che ancora continua e dura dopo tanti anni. Padre Marella aveva un'intelligenza vivace e anche delle intuizioni interessanti. Non è che stesse solo qui, stava anche davanti ai cinema, ai teatri. Stava lì a volte anche fino a tarda sera, quando uscivano, in pieno inverno. Qui, indubbiamente, lui ha capito che c'era un punto strategico. Perché? Perché Bologna è famosa per la sua gastronomia. E quindi a Bologna si mangia e si viene per mangiare, si viene per trovare le specialità di Bologna. Grazie, Dio ti benedica. Grazie, Dio vi benedica. E quando uno ha speso dei soldi per mangiare e poi si accorge che c'è uno che chiede l'elemosina per aiutare chi ha fame, e indubbiamente scatta una molla di solidarietà. Dice, ma sono un egoista se non do qualcosa per aiutare chi non ha potuto fare la spesa, ma somai luculiano come ho fatto io. E allora Padre Marella, in questo angolo, che è l'angolo del quadrilatero, la famosa zona dove c'è Bologna gastronomica ad hoc, ecco, indubbiamente ha avuto l'intuizione di porre la sua sede principale. Tant'è vero che è stata fatta la targa Padre Marella, Padre dei Poveri. Ed è stato messo anche questo bassorilievo in bronzo che lo rappresenta mentre chiede la carità. Quindi direi che è nato un rapporto tra Bologna e Padre Marella meraviglioso che continua nel tempo. Padre Marella è un po' il santo della città di Bologna, nel senso che tutti i bolognesi lo ricordano come il loro santo, anche se attualmente sta solo facendo il percorso di beatificazione. È stato comunque dichiarato venerabile. Un prete, un educatore, un apostolo che per oltre 70 anni spese la sua vita ad insegnare ai giovani la carità e a seguire i poveri e i sofferenti, prima nella sua Pellestrina e poi a Bologna. La sua storia, il suo carisma bonario ma sottile, ne hanno fatto un personaggio popolare nella coscienza di quanti lo hanno visto, sentito, conosciuto, di padre in figlio o attraverso le lettere spedite e ricevute o il passaparola. Viene sospeso a Divinis per 16 lunghi anni e adesso la Chiesa si sta preparando a proclamarlo beato. Già è arrivato il riconoscimento delle virtù eroiche e gli è stato così conferito il titolo di venerabile, il che vuol dire che la Chiesa sulla sua vita e sulla sua testimonianza cristiana
non ha più nulla da dire o da ridire e si aspetta solo il miracolo attribuito alla sua intercessione, cioè in pratica la firma di Dio per proclamare la sua glorificazione. Parliamo di Don Olinto Marella. Nato il 14 giugno 1882 in una borgata di pescatori, Pellestrina, vicino Chioggia, ma di famiglia benestante, perché di quel paese papà è medico condotto e mamma insegnante. Lo mandano a studiare all'Apollinare di Roma, dove ha un compagno di corso eccezionale, destinato a far carriera, il futuro papa Giovanni XXIII, che sempre lo considererà carissimo amico. Padre Marella subito, sin da piccolo, ha questo spiccato senso di vivere il Vangelo nella carità e lo porterà per tutta la vita. Bisogna ricordare anche la figura della mamma, Carolina De Bei, perché è proprio Carolina De Bei che gli insegna la carità verso gli ultimi, ma soprattutto verso gli orfani. Già da piccolo vede i genitori, il papà medico che accolgono in casa questi orfani o addirittura il papà medico cura gratuitamente questi diseredati, questi orfani disagiati. Sacerdote il 17 dicembre del 1904, Don Olinto celebra la prima messa nella sua città natale. Sacerdote aperto e brillante, subito comincia a raccogliere i ragazzi dell'oratorio applicando uno stile pastorale decisamente innovativo, controcorrente. Sono proprio dei ricreatori molto particolari perché lui li voleva autogestiti, cioè raccoglieva questi ragazzi dalla strada per dargli una formazione culturale, un momento di aggregazione. Lui ha visto che nella sua terra c'erano molti analfabeti e ha cominciato a fare delle scuole e inoltre ha fatto delle scuole miste, dei ragazzini e ragazzi insieme a scuola. E anche i giardini d'infanzia, questa è una grande intuizione di padre Marella, degli asili, delle scuole materne in nuce, dei primi tentativi che lui faceva per poter valorizzare anche quella fascia di età dai 0 ai 6 anni dell'infanzia. Con questi giardini d'infanzia, dove si avvaleva soprattutto di suore, di collaboratrici, padre Marella vuole raccogliere questi bambini di tenera età e iniziare subito a dargli una formazione come persona, quindi un'educazione complessiva, un inserimento verso la società. In questo senso possiamo dire che è precursore anche di preti, tra virgolette, diciamo, sociali. Cosa per quei tempi scandalose. Grazie, Dio ti benedica. Ah, ecco, è tutto per te. La goccia che fa traboccare il vaso arriva nel 1909, quando cioè ha il torto di accogliere in casa sua il prete scomunicato Romolo Murri. Don Romolo Murri, anche lui modernista, molto molto valido, molto intelligente, molto aperto, ha fatto l'errore di iscriversi in politica, per cui è stato eletto parlamentare. Questo fatto purtroppo gli ha causato la scomunica, era scomunicato vitando, la tonnera alla larga da evitare come persona pericolosa. Padre Marella, che era un suo intimo amico, una sera se lo vede bussare alla sua porta a Pellestrina e non si è sentito di lasciarlo fuori. Lo ha accolto per 3 giorni in casa sua. La qualcosa, quando è arrivato alle orecchie del vescovo, gli ha purtroppo comportato un richiamo ufficiale. Il padre Marella viene sospeso a divinis dal suo vescovo dell'epoca, Bassani, perché è accusato di modernismo. Il padre Marella ha detto: ma non ho fatto niente di male, ho fatto un gesto di carità, di amicizia. Io ho mantenuto le mie idee come lui ha mantenuto le sue. Io non sono sceso in politica come è sceso lui. Ho fatto un gesto di carità. Però la cosa non è stata sufficiente. Il vescovo ha proceduto e purtroppo attraverso il Sant'Ufficio è stato anche padre Marella non scomunicato ma sospeso a divinis, cioè non poteva più esercitare il suo sacerdozio. Per cui nella sua terra praticamente si è trovato impossibilitato a esercitare il suo ministero. Il 25 settembre 1909 viene sospeso a divinis. Cioè gli si vieta l'esercizio del ministero con la proibizione di accostarsi in diocesi all'Eucarestia. Accoglie la sanzione con straordinaria umiltà, lascia la sua diocesi,
Si laurea in storia e filosofia e con non poca sofferenza va pellegrinando in varie città italiane, dove riesce ad insegnare filosofia nelle scuole superiori. È stato a Pola, che allora era italiano, è stato a Padova, a Rovigo, a Ferrara, è andato perfino a Messina, a Rieti. A Rieti, tra l'altro, ha avuto come suo alunno niente che meno che Idro Montanelli, il quale dice di Padre Marella cose bellissime, anche se non era un gran credente. Diceva che aveva avuto la sensazione di incontrare un santo. Marella aveva una qualità che non c'entrava nulla con la scuola, diciamo, con delle qualità didattiche, le quali si poteva anche criticarlo. Perché... Ma questo perché? Perché lui aveva la grazia, era un santo Marella, era già allora un santo. Cioè, dire, sì. Per lui la cultura era un dato secondario. Gli importava poco, lui mirava più alla coscienza dei suoi giovani allievi, alla moralità dei suoi, alla moralità in senso alto, non in senso caporalesco, ma era veramente, come dire, era una compagnia beatificante quella di Marella. C'era in lui quel qualche cosa che non si può definire, c'era in lui una qualità che non era umana, era al di là dell'uomo. C'aveva qualcosa di più. Aveva quel qualcosa di più che lo distingueva da tutti gli altri. Ho avuto un sentimento verso Marella, un sentimento di profonda invidia. Lo capisco. Perché aveva qualcosa che io non avevo. Veramente aveva la grazia Marella, che si sentiva. È l'unico uomo di cui si sentiva veramente che aveva la grazia. Nelle scuole, nella vita di ogni giorno, nessuno sa del suo passato di prete. Ma tutti si accorgono della sua onestà intellettuale, della sua carità, della sua assoluta fedeltà alla Chiesa, malgrado le tante incomprensioni. A Bologna, nella parrocchia di San Giovanni in Monte, diventa promotore di diverse attività religiose, culturali e caritative, sotto la guida di Monsignor Fagioli. Ed è proprio quest'ultimo che spinge per il suo reintegro nel sacerdozio. Alla fine se ne accorge anche il cardinale di Bologna, Nasalli Rocca, che nel 1925 gli restituisce il ministero sacerdotale e lo incardina nella sua diocesi. Un provvedimento di cui non dovrà mai pentirsi. Il 2 febbraio 1925 torna a celebrare la Santa Messa, dopo 16 lunghi anni. Padre Marella riceve uno dei più bei regali, la sua riabilitazione. Ciao. Grazie, Dio ti benedica, auguroni. Tieni duro, sì. Cioè, mi viene tolta la sospensione e finalmente può esercitare il suo sacerdozio. E così diventa l'apostolo delle periferie, dei poveri, degli abbandonati, dei carcerati, degli scarcerati. Comincia a frequentare la gente più povera e più dimenticata che Bologna aveva. Si iscrive alla San Vincenzo, comincia praticamente a dare segni concreti di grande carità. Il suo tempo libero che aveva dopo l'insegnamento lo dedicava tutta alla carità. A Bologna che si insedia definitivamente anche con le sue opere di carità e qui forma tutto un gruppo di collaboratori, donne che per svariati motivi non avevano potuto abbracciare il percorso consacrato e che comunque vivevano una vita religiosa a 360 gradi, le raccoglie nel più gruppo per poter sostenere le sue opere di carità che si concentrano a Bologna nel ricreatorio e nelle case rifugio per ragazzi e poi vedremo nella città dei ragazzi che è, diciamo, la sua opera caritatevole più originale. Olinto si rituffa nel ministero, tornando quasi subito ad occuparsi di accoglienza degli orfani e di educazione religiosa dei bambini. Nel 1936 raccoglie per strada il primo fanciullo abbandonato che si porta a casa. Poi tanti altri ragazzi che sistemava nei vari istituti cittadini e per i quali paga la retta. Negli anni della guerra evidentemente non ha perso il vizio di aprire le sue porte a chi è in difficoltà, perché prima dà ospitalità salvandone la vita ad un gruppo di ebrei,
poi rischia la fucilazione per aver nascosto in casa una trentina di militari destinati alla deportazione. Salva la vita ad un padre di famiglia, già davanti al plotone di esecuzione. Strappa con energia una suora dalle mani delle SS. Tussani, un gendarme fascista, poi diventa un importante assicuratore, che ricorda un giorno di aver salvato padre Marella, perché padre Marella addirittura si recava in stazione dove c'erano i treni che partivano con i deportati per portare sostegno, e addirittura un giorno rischiava lui stesso di essere deportato. Il giovane Tossani, che lo riconosce, riesce a prelevarlo dai gendarmi fascisti. Quindi lui voleva proprio essere in mezzo alla sofferenza. È però nell'immediato dopoguerra che la sua opera diventa più delineata ed organizzata, con la creazione della prima città dei ragazzi bolognese. Per dar da mangiare ai suoi piccoli ospiti si trasforma in mendicante in diversi angoli del centro di Bologna. Sistema il suo sgabello e chiede la carità davanti ai luoghi di spettacolo ed in alcuni punti strategici della città. Proprio per sostenere le sue opere, per sostenere i suoi ragazzi, cosa fa? Ad un certo punto va lui stesso per le strade di Bologna con il cappello a chiedere l'elemosina quando non riusciva a, tra virgolette, a far quadrare i conti, ma non solo per questo, per richiamare l'attenzione di tutti a che cos'è la carità cristiana, che cosa deve essere la carità cristiana. Padre Marella sceglie una cattedra di umiltà senza precedenti, un angolo di strada arroccato a quello sgabello umile, un cappello. Da lì lancia un silenzioso e penetrante messaggio a tutti i passanti. Non si può restare indifferenti nei confronti di chi soffre. Padre Marella ha avuto un'intuizione geniale. Lui portava un cappello normale, una bombetta. Si è accorto che il suo stipendio di professore, la pensione della sua mamma, non erano sufficienti per far fronte alle numerose necessità dei poveri. E ha avuto l'intuizione di prendere il suo cappello e cominciare a chiedere l'elemosina col suo cappello. Si dice che la prima volta che l'ha fatto, lo abbia fatto addirittura nel bar Zanarini, qui in piazza Galvani, dove c'erano i suoi colleghi di insegnamento che prendevano il caffè verso le 10:30 del mattino. A prima vista i suoi colleghi hanno detto: il professor Marella è impazzito. Non hanno capito il gesto ispirato, il gesto grande che stava compiendo. Poi hanno capito che chiedeva non per sé, ma chiedeva per gli altri. Ed è stata una gara di solidarietà da parte di tutti quelli che hanno capito il significato di questo gesto per collaborare con lui. Infatti il cappello di padre Marella è diventato una fonte di provvidenza per i poveri. Ma non solo, anche di possibilità di fare del bene per chi non è povero. Quindi un duplice scopo: fare carità e fare dei meriti a chi non è povero. Grazie, no, Dio ti benedica. No, perché li prendo. Auguri, ciao. Il suo cappello era una specie di faro, era un punto di riferimento. E quando vedevano questo vecchio con la barba e questo cappello, la gente si domandava cosa fa, perché lì, cosa chiede, e subito scattava un meccanismo che era un gesto di carità e di solidarietà che coinvolgeva la massa. Padre Marella è stato un grande apostolo della massa. Perché? Perché ha dato la possibilità a chi era distratto, indifferente, pensieroso, lontano dai problemi della gente povera, di rendersi conto che non si può essere felici da soli, non si può restare indifferenti di fronte all'urgente necessità dei poveri. Ecco, dicevo sempre una frase di mia madre: chi è buon sol per sé è buon da poco. Padre Marella è riuscito a far capire alla gente che non si può stare tranquilli e sereni se si è solo capaci di pensare a se stessi. Bisogna imparare a pensare anche agli altri e ad essere solidali con gli altri. Infatti Padre Marella è diventato, appunto, come dicevo, la coscienza di Bologna
perché è riuscito a toccare il cuore e la mente di tutti quelli praticamente che lo vedevano, che gli passava vicino, a volte tirava dritto, poi tornava indietro e il minimo che potesse fare era mettersi le mani in tasca e dargli qualcosa. Ma intanto riceveva un messaggio che entrava nell'intimo delle persone. E il suo cappello è diventato famoso proprio per questo duplice scopo, raccogliere solidarietà per i poveri e dare la possibilità a chi non è povero di fare il bene. Don Marella, che ben presto diventa per tutti Padre Marella, per la sua paternità esercitata sul campo, è l'uomo mandato da Dio che, dopo aver peregrinato e sofferto per 16 lunghi anni, marcisce come un chicco di grano e rinasce come una rigogliosa spiga per portare frutti abbondanti nella ricca, grassa e godereccia Bologna. Città famosa per la sua cultura e gastronomia, ma non altrettanto famosa per la sua carità e testimonianza di fede. Padre Marella, con la sua presenza silenziosa e forte, con la sua fede impregnata di carità, con la sua concretezza ed immediatezza nel porgere aiuto a chiunque, tocca il cuore di tutti. Nessuno riesce a passargli accanto senza essere folgorato dalla sua carità. Padre Marella diventa così la coscienza di Bologna, un faro di luce che illumina una città forse troppo borghese. Il vescovo Biffi, Giacomo Biffi, che iniziò nel 1996 proprio la richiesta per la causa di beatificazione, nelle sue motivazioni descrive proprio così Padre Marella. Padre Marella vive il Vangelo e una comunione con Cristo totale, perché diventa lui stesso il Samaritano, cioè per aiutare, per assistere i suoi poveri, i suoi orfani, non si rivolge all'unità sanitaria locale, bensì va lui stesso, si muove lui stesso per poterli aiutare. Quindi davvero uno spirito evangelico che voleva insegnare quando girava per le viuzze, per i vicoli, davanti al teatro comunale, nelle zone bene di Bologna, con il suo cappello chiedendo l'elemosina. È stato praticamente accolto dalla città di Bologna come il suo figlio migliore, dove ha potuto, soprattutto nel periodo della guerra e dopo la guerra, dare una testimonianza eroica di autentica carità. E siccome Bologna è una città sensibile e generosa, anche ricca, allora aveva bisogno di una presenza come la sua per mettere in movimento quel meccanismo interiore di solidarietà e di carità, di altruismo, che altrimenti sarebbe rimasto latente, ma non poteva esprimersi a pieno, come invece succede appunto con la sua opera. Infatti Padre Marella raccoglieva moltissime offerte, un po' da tutti. E anche oggi, dopo quasi 50 anni dalla sua morte, ecco, questo cappello continua a funzionare. Infatti Padre Marella diceva: vi lascio un sacco di preoccupazioni, ma vi lascio il mio cappello e vi assicuro che non rimarrà mai vuoto. Ora, chiunque ci sia a reggere questo cappello, qualcosa raccoglie sempre. È evidente che lui raccoglieva di più. Ci sono dei momenti che si raccoglie di più, altri si raccoglie di meno, ma qualcosa si raccoglie sempre. Non si va mai via a mani vuote. E questo è segno che il cuore, la mente, di chi vede Padre Marella, di chi vede la sua opera ancora rappresentata, prova qualcosa. Bologna ha avuto sicuramente un grandissimo dono nella figura di questo sacerdote, che, come vi dico, ha lasciato un segno indelebile che ancora continua e dura dopo tanti anni.